Buongiorno, oggi mi trovo al mercato generale di Siracusa perché spesse volte vengo qua ad acquistare frutta, agrumi e tanto altra roba. Però quello che noto giornalmente è la sporcizia che regna in questo mercato. E allora mi dole il cuore perché dico, in questo mercato c'è frutta, verdura e quindi la gente viene giornalmente, dovrebbe essere un salotto, invece adesso mi faccio un giro e vi faccio vedere quello che regna in questo benedetto mercato generale di Siracusa. Poi tutti gli operatori che sono qua dentro hanno fatto una lettera al sindaco che vi faccio vedere, che poi magari se ecco così la vedete con attenzione, potete anche leggerla voi stessi. Questa lettera è stata fatta il 26 di febbraio, se puoi scorrere anche in basso, così la leggo piano piano, piano piano. Abbiamo un cameraman che ci sta assistendo per questa cosa, dato che sono da solo. Mi trovavo casualmente stamattina perché voglio comprare dei limoni che a Siracusa sapete che c'è, Il sono limoni. femminello. Come? Il femminello. Il femminello, ecco qua, mi dice un operatore questa cosa. Spero che avete letto questa lettera fatta il 26 di febbraio al sindaco di Siracusa, non so, all'assessore, al dirigente, ma nessuno si degna di rispondere e di convocare questa organizzazione che chiede che questo mercato sia un salotto per i cittadini. Allora io a questo punto mi prendo qua la camera e vi faccio vedere cosa regna in questo mercato. Guarda, guardate qua cosa c'è. Allora, qua siamo al mercato generale, all'interno. Mica stiamo parlando che siamo a 10 km. Guarda cosa c'è al mercato generale. Andiamo avanti. Ora voi mi dovete dire se un primo cittadino che riceve una lettera il 26 di febbraio e ancora oggi non convoca, ecco qua, guardate cosa c'è qua. Qua siamo sempre all'interno del mercato, ma vi rendete conto dove viviamo? Cioè, no, io sono convinto che qua manco la spazzatrice passa durante il giorno, durante la notte, la mattina. Quindi operatori della Tecra, assessore che sei sempre nascosto di nome Coppa, ma sto vedendo che cosa c'è in questo mercato generale dove la gente tutti i giorni, qua c'è roba da mangiare, la frutta, ecco qua, guardate cosa c'è, frutta, gente che viene tutti i giorni e a vivere in mezzo a questo fetenzio, ma che cazzo, ma scusate, stavo dicendo una parolaccia, ma non la dico, qua siamo all'esterno, guarda cosa depositano fuori, guardate qua, qua siamo all'esterno del mercato, qua, quindi adesso voi dovete capire se io sto dicendo delle fesserie. E poi dicono, buffa, che l'hai così innoco? Ma io non l'hai così innoco. A me mi interessa che questa città viva nella giusta dimensione. No, guardate qua cosa c'è. Quindi ora io vi dico una cosa, è qualcuno la viene a raccogliere sta roba? No, eccola di fronte, guardate. Guardate, guardate. Ha detto un signore una parolaccia che non è nostra abitudine. Perché giustamente si sta sfocando. Andiamo, andiamo qua. Vabbè. Io penso di avervi fatto vedere quello. Guardate là di fronte cosa c'è. È inutile che mi faccio un giro, perché già dalle immagini potete vedere in quale fitinzia viviamo. Io direi a questo punto di far vedere di nuovo questa lettera e poi chiudiamo. Guarda, gira. Gira così, questa è la lettera che questa associazione di commissionari del mercato sottoputito di Siracusa ha fatto al Sindaco Italia, alla dottoressa Fosini, assessore ai mercati Burti Cosimo e al dirigente attività fruttive Miccoli Vincenzo, che magari io mi farò comandante dei vigili urbani su Miccoli. Guardate qua cosa c'è scritto. Aspetta un attimo, con calma. Così la gente che ci ascolta, che abbiamo la fortuna che sono in tanti, possa capire cosa sta succedendo e in che mani siamo.
cioè è stata fatta questa lettera il 26 febbraio, ma nessuno si muove e convoca l'organizzazione del mercato ortofrutticolo per sapere tutte le problematiche e per mettere fine a questo sconcio e questa finanzia. Grazie, arrivederci e vi auguro una buona giornata.